Ciao Ludo, visto che hai fatto delle foto all'occhio con il telefono su Instagram che sono strafighe, ho provato a farla ma fa schifo veramente. Puoi aiutarmi te a fare delle foto buone con il telefono soprattutto? Ciao ragazzi, qualche settimana fa ho pubblicato sulle mie storie di Instagram due foto di un occhio e vi ho chiesto se fossero state scattate con il telefono o con qualcos'altro. Per la prima foto, due terzi di voi mi ha risposto di sì, cioè che la foto è stata scattata con lo smartphone, mentre per la seconda foto, due terzi mi ha risposto di no. Beh, innanzitutto vi ringrazio per aver partecipato al sondaggio, mi ha fatto molto piacere e la risposta è che entrambe le foto sono state scattate con lo smartphone. L'unica differenza è che alla seconda foto ho applicato un po' di nitidezza sul telefono. Comunque vi anticipo già che per scattare queste due foto ho utilizzato un accessorio e quindi la risposta non era affatto semplice. Proprio per questo motivo devo fare i miei complimenti a Danilo ed Adrian che hanno azzeccato la risposta per entrambe le foto. Però molte altre persone si sono avvicinate alla soluzione. Ad esempio, Martina e Laura, che sono due bravissime fotografe di ritratto, hanno azzeccato la prima risposta e sono state un po' più titubanti sulla seconda. Comunque, secondo me avevano già avuto un'intuizione perché poi sulle mie storie ho messo anche un box scrivimi qualcosa e Laura, nonostante avesse risposto che la seconda foto non era stata scattata con lo smartphone, mi ha scritto: secondo me dalla qualità è più un telefono. Mi ha risposto anche Giulia, che leggendo da Instagram fa attrice e fotomodella. Lei ha notato un riflesso sull'occhio. Beh, questo riflesso è molto ingannevole, è sempre di un accessorio che ho utilizzato per scattare queste foto di cui parlerò più avanti. Anche Manuel mi ha risposto riflesso, come poi anche Alessio che mi ha scritto in direct. Con Manuel ed Alessio in realtà siamo amici di YouTube e quando hanno scoperto che non ho scattato le due foto con la reflex, guardate cosa mi hanno mandato su WhatsApp. Guarda, mi sembrava troppo facile e scontata come risposta. Un po' me lo sentivo che c'era qualche fregatura sotto, conoscendoti. E tu adesso mi devi far capire come hai fatto a scattare quella foto. No, ma dai, ma veramente? Quindi non era questo? Non era una mirrorless, una macchina foto, un qualcosa di grosso? Che cos'era? Mi hai fregato sulle storie di Instagram, ho preso proprio un abbaglio. Ho fatto anche un altro sondaggio sul mio profilo personale, chiedendo a chi mi segue se fosse stato interessato a scattare una foto come questa. Il 75% di voi ha risposto di sì, mentre il 25% ha risposto di no. Beh, io vi assicuro che posso capire benissimo chi ha risposto di no. Magari ha avuto un'esperienza tipo questa. Voglio farmi una foto all'occhio. Ok. Vediamo com'è venuta. Che schifo. A parte gli scherzi, ragazzi, adesso è arrivato il momento di presentarvi un altro mio amico di YouTube, Alex. Ciao Ludo, grazie mille per avermi invitato nel tuo canale. Spero che vi sia piaciuta la gag, l'abbiamo pensata io e il pelato insieme. E mi presento per chi non mi conoscesse, sono BKVH97 e sono uno YouTuber, tra virgolette, nella nicchia del videomaking. Quindi se siete interessati a vedere un pirla che fa video su YouTube nel reparto videomaking, siete benvenuti nel mio canale. Nel mio canale troverete recensioni, consigli sul videomaking, microfoni, tutte queste cose qua, insomma. E soprattutto anche molta 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 elettronica. Quindi se siete curiosi, ragazzi, vi aspetto nel mio canale. Linea allo studio al pelato. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale di Alex, se no mi arrabbio, e andate anche a vedere il suo video su come realizzare video con lo smartphone. Ovviamente in descrizione trovate il link al canale di Alex, ma anche a quello di Manuel e quello di Alessio, quindi vi consiglio di iscrivervi anche ai loro canali. Secondo me adesso possiamo anche scartare l'oggetto misterioso che mi ha permesso di fotografare il mio bellissimo occhio.
Avete visto l'unboxing di una lente per smartphone 3 in 1? Magari ve ne parlerò più dettagliatamente in un prossimo video, però per fare la foto dell'occhio ci servono solo questi due accessori. Sono semplicemente una clip e una lente macro. Dobbiamo avvitare questa lente macro alla clip e poi utilizziamo la clip per sovrapporre la lente macro alla lente del nostro smartphone. Vi faccio subito notare che una volta applicata questa lente macro all'obiettivo del vostro telefono, la messa a fuoco sarà un po' diversa. Fondamentalmente dovrete avvicinarvi moltissimo all'oggetto che volete fotografare. Ora conoscete lo strumento che ho utilizzato per fotografare il mio occhio, costa davvero molto poco, vi lascio il link in descrizione. Vi aggiungo un extra tip: per fare la vostra foto mettetevi vicino a una fonte luminosa, va benissimo anche una finestra se è giorno. A questo punto prendete il vostro smartphone, lo avvicinate all'occhio che volete fotografare e scattate. Come potete immaginare, prima di realizzare una foto che mi piacesse ho dovuto fare diversi tentativi, quindi anche voi non vi preoccupate di provare e riprovare fino a che non otterrete la foto che desiderate. Bene ragazzi, vi ringrazio della vostra compagnia, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti, lasciatemi un like per sostenermi e scrivetemi nei commenti qualsiasi domanda o curiosità e sarò assolutamente lieto di rispondervi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!